Ciao Scorpione, benvenuto sul mio YouTube canale Beauty Master of Scorpio, benvenuto su questa lettura per l'amore dalla metà di maggio fino alla fine di maggio 2024. Ti chiedo Scorpioncino di non far forzare questa lettura, se non ti corrisponde questa è una lettura generale. Se vuoi una lettura privata con me trovi tutte le informazioni sul mio info box. Vediamo che succede per te Scorpione per questa lettura per l'amore. Vediamo, my love team, datemi per favore per lo scorpione, te pareva Urano che si trova in toro in opposizione, è il sole e te pareva. Oh, mamma mia, e ve l'ho detto ieri, eh? Ok, allora vediamo che c'è questa congiunzione, no? Del 18 al 25 di maggio. Eravate voi, credo che eravate voi. O l'inglese non mi ricordo. Trionfo e un wisdom 7 e love begins. Trionfo e un wisdom 7, 5, 12, porta un 3. Sono 3 le congiunzioni, ragazzi. Può essere anche quello, no? Per avere un nuovo inizio è come che c'è come qualcuno che realizza. C'è sì, qualcuno che realizza, puoi essere tu. Può essere la tua persona, può essere anche tutte e due. Come c'è una realizzazione? Qualcuno realizza qualcosa. Dammi per favore per il mio scorpione. Matrimonio. True love. Forgiving and learning. Codependence. Io vedo che sia tu e la tua persona, e se questa è la tua lettura, poi faccio anche per la tua persona. Però può essere che è come che dovevate tu nella tua maniera, Scorpione, e la tua persona nella sua maniera, come di perdonare qualcosa, qualcuno? O vi dovete far perdonare, quello può anche essere. Ma questo è puro amore. Può essere che si parla di matrimonio, può essere che si parla di convivenza, può essere che si parla come un matrimonio, no? Non deve essere necessariamente che siete sposati. Una volta perdonati uno con l'altro, la possibilità è di evolvere come no? Una bellissima storia d'amore, quello può anche essere. Però può essere che si tratta veramente anche di famiglia. Vediamo. Dammi per favore per il mio scorpione. Per questa lettura per l'amore, diavolo, due di spade, la stella, il matto, corsa di ostacolo, l'otto di bastoni, cosa non vedi? Cavalieri di bastoni, il nove di bastoni e il ragazzo di coppe. No, tu stai lavorando alla temperanza, tu stai lavorando alle tue ombre. Se posso dirla così, Scorpione, stai lavorando veramente tanto sulle tue ombre, le tue code independence, no? Quello che può essere che non volevi vedere, non facevi fatica a vedere, invece adesso lo è come anche l'accetti. È come che ti fa un reset, è come un bottone reset, no? Attiviamo quel bottone. Però prima dobbiamo vedere un po' anche i nostri stati d'ombra, no? Il nuovo inizio c'è e questo succederà tutto all'interno. È come che, ok, se accetti il tuo stato d'ombra, tu accetti quelle cose che non volevi vedere prima, cominci ad accettarle e ti arriva tutto molto veloce, quasi un po' troppo veloce, devo essere sincera. È come che non ci credi, non dici io, non può essere che sta succedendo. Come che dobbiamo prima accettare il nostro stato d'ombra, guardare il nostro giardino, no? Prima di guardare i giardini degli altri, una cosa così mi viene. Dammi ragazzo di coppe. Per il generale. Sei di spade, il cavaliere di coppe e The Hierophant. E invece si sta crescendo, come che può essere che è andata a scemare, no? Un tuo
come tipo le ragazze di Bassano sotto il mazzo. Sapete quando, com'è che è andata un po' a scemare la, non so da quando, un'energia verso qualcuno e adesso ti sta riprendendo. Sai perché? Per il tuo stato d'ombra. Stai cominciando a guarire, Scorpione. Ti sta riprendendo. Le energie vanno una volta su. Prima poi si andavano giù, si è andata giù e adesso si sta riprendendo. Una cosa così mi viene, Scorpione. Bella. È bella questa, mi piace. Dammi il diavolo, sette di coppe, l'imperatrice, la regina di spade, due di spade, cinque di coppe, cavaliere di coppe, denari e the emperor, cioè il match. Il quattro di coppe, sì. È difficile accettare qualcosa, credo che stai cominciando a perdonare qualcosa, qualcuno che devi metterti, può essere l'anima in pace, non so di cosa, può essere di famiglia, Scorpione, può essere anche indipendenza della mamma, indipendenza della famiglia, indipendenza del padre, o a qualcuno come che qualcosa, qualcuno ti ha educato di avere più indipendenza, sei cresciuta più con indipendenza, con independence. Stai cominciando a lavorare tanto sulle tue energie, quelle energie che ci mettono scomodità, no? Non ci piace vedere, non ci piace guardare. Che talvolta appuntare quel dito fastidioso a noi stessi, Scorpione, certo non è facile, però ci aiuta a evolvere, no? Ci aiuta a migliorare, a vedere noi per prima. Cosa facciamo, cosa abbiamo detto, cosa non dovremmo dire, i nostri sbagli, no? Le nostre cavolate fatte, dette, mentalità un po', no? Che dovremmo poi essere lasciare, che l'abbiamo portato fino a una lunga età, no? Che tante volte siamo noi un po' a riguardarci, a rimetterci anche un po' a posto e non pensare sempre che sono gli altri. È facile puntare il dito agli altri, Scorpione, questo lo si sa, no? Dammi il matto. 9 di denari, 8 di coppe e il mago, sì. Ti sei liberata di codependence e di indipendenza. Ti sei liberata. Ce la stai facendo da sola o da solo. Anche come già detto, anche se abbiamo dovuto toccare il basso. Però ti ha insegnato tanto, o ti sta insegnando tantissimo, Scorpione. Dammi l'otto di bastoni per il challenge. La forza, due di denari e il re di spade. Sei orgogliosa di te, però tante volte guardi indietro e dici, ma come ho fatto? Come ce l'ho fatta? Ti rende orgogliosa o orgoglioso, Scorpione, però è. Perché è successo tutto un tratto, succede tutto un tratto. Perché tante volte è come che. Non sai neanche se tante volte ce la fai, a dove ti porta tutto questo cambiamento, a dove ti porta la motivazione, quando non sappiamo neanche più che pesce pigliare, no? Siamo tipo in ballaggio, tipo, mo che faccio? Ce la farò, non ce la farò? Dove andrò? No? Tante queste domande grandi, no? Dammi il cavaliere di bastoni, il sole, l'eremita. È il mondo, perché cambiamo noi, Scorpione. Se cambiamo noi anche con il challenge, con l'ostacolo, tanto ostacolo, Scorpione, il cambiamento c'è. Certo che c'è il cambiamento, anche con il sacrificio c'è. Ragazzo di coppe, me lo porti qua. Però, beh, perché hai fatto questo sacrificio? Tu cominci a riportarti. Ma anche non sei da sola in questo tragitto, a riportare qualcuno che è nello stesso livello come il tuo. Il vecchio Scorpione che era indipendente non c'è più. È chiuso con quello. Hai chiuso una grande porta in faccia a quel Scorpione che era pieno di indipendenza. Comodità? Paura di perdere? Paura di essere da sola o da solo? L'hai chiusa, quella porta in faccia l'hai chiusa, non c'è più quel Scorpione vecchio.
anche con tanti ostacoli di Scorpione. Lo vedo che non è facile, però ce l'hai fatta. Dammi il 9 di bastone. Ragazzo di bastoni, 7 di spade e la luna. Non devi vergognartene per niente, anzi, 2 di spade sotto il mazzo, anzi, puoi essere orgogliosa, come ho già detto. Se hai fatto le minchiate o se hai fatto le cavolate, non te ne vergognare. Tutti abbiamo il nostro stato d'ombra, Scorpione, tutti, tutti, tutta l'umanità. Non devi sentirti neanche in colpa, perché vuol dire che quel momento era giusto così. È come che ti vergogni di come sei stata cresciuta, come sei stata educata. Te ne vergogni un pochettino. Tipo, sì, e poi io dicevo che ero scorpione, no? Tipo, invece alla fine anch'io ho il mio debole. Ma certo, tutti abbiamo il nostro debole, le nostre forze, scorpione. Però è anche bello sapere accettare alle cavolate fatte e che vogliamo imparare. Però quella porta l'hai chiusa definitivamente. E credo che, come io credo, può essere che forgiving and learning a voler perdonarti a te stessa, di perdonarti, che va bene anche così. Dammi per favore un consiglio. Ragazzo di denari, il re di denari e 5 di spade. Hai difficoltà, può essere con un membro della famiglia o più membri della famiglia? O non ti senti accettata, non ti sei sentita abbastanza accettata, o hai fatto qualcosa, che è successo qualcosa io credo che più con... Come che devi sempre dimostrare un pochettino, no? Come che può essere che è stata cresciuta in quella maniera da pe dipendere, dipendere, dipen dipendere sempre a qualcuno, come che sei stata cresciuta un po' così. Non so chi è, può essere una figura paterna, un fratello, non so chi è. E com'è che sei cresciuta, non è che punti il dito agli altri, dai la responsabilità agli altri, però quello che vedi non ti piace, come sei stata cresciuta o cresciuto. E di conseguenza le porti anche nei rapporti, no? Con gli altri. Sì, questa è abbastanza deep, questa è abbastanza, no? Profonda, però non sarebbe una lettura da Scorpione se non sarebbe così profonda, Scorpione, perciò non ti preoccupare, anzi. Però questo opposto, queste opposizioni con l'Urano, Giove, Venere e Sole ti metteranno in evidenza delle cose che non ti piaceranno di te stessa. Il Sole te lo dimostra, no? Giove lo forza, Urano te la fa scioccare, no? O sono situazioni e persone che te la faranno vedere, quello può anche essere. Tutto cosa è opposizione con gli altri. Però io dico no risk, no fun. La tua persona. Ma Love Team, datemi per favore per la persona del mio scorpione o come questa energia risponde a scorpione. Ragazzo di bastoni, ragazzo di denari, regina di denari, re di spade. Il sole, questa persona è questa energia. Non so se voglio dire. Com'è che si dimostrano un po' di quello che non sono. Come posso fare? Come te la posso spiegare? Tipo, sapete quando qualcuno si mostra, si mostra molto, come si dice, self-worth, con tanti valori, tanta, no, io sono sicura, sicurezza, no? Si presenta con tanta sicurezza, invece alla fin fine questa energia
la vedo anche un po', non fragile, non lo so, è diversa. Si vuol far credere che è forte, sicura, però alla fin fine è come che non sono così o non vorrebbero essere così, non so chi è. Però la devono portare un po' più sul pratico, dovrebbero portarla come in evidenza, come che te la vogliono mettere in evidenza, guarda che sono anche io così. Tutte queste sicurezze non ne ho proprio io, eh. Non ce l'ho anche io tutte queste sicurezze. Dammi il re di spade, re di denari, la regina di denari lo prendo qua, la temperanza e il 9 di coppe, 5 di bastoni sotto il mazzo. Sì, com'è che anche loro stanno cominciando a invece capire che c'è qualcosa nel suo carattere da mettere a posto? Può essere, com'è che fate, state facendo lo stesso lavoro individualmente? Tu puoi essere in indipendenza e questa persona può essere più sul mentale, no? Tipo, si deve fare tutto come voglio io. Come si dice quella parola quando deve essere così per forza come voglio io, no? Tipo che non ci sono vie di uscita, non c'è un middle ground, una cosa così, tipo, si deve fare quello che voglio io, non vado a compromessi. Ecco, non va a compromessi questa persona. E poi se questa persona lo sta facendo diversamente che a te, come te, che te. Dammi il ragazzo di bastoni, l'appeso, l'asso di coppe, la morte, 5 di spade, 2 di bastoni, 9 di denari. 7 di coppe, l'imperatrice, cavaliere di denari. Quando sono pronti arrivano, lo dicono bello chiaro e tonto. Non sono pronti, può essere in questo momento, Scorpione. Stanno lavorando ancora su di sé. Non sono ancora pronti. Dipende, no? Però queste sono le energie in questo momento, no? Del presente. Non possono avere tutto come vogliono loro. Come ho già detto, questa energia sta lavorando anche su se stessa, però diversamente che te. Tu stai lavorando della indipendenza, questa persona sta lavorando che non tutto può andare senza che loro mettano un cavolo, no? Si fa quello che voglio io, no? Un po' ribellina, devo essere sincera, questa energia che sto leggendo è un po' ribellina. Non gli piace fare un primo passo, questa energia. È un po'. Come te la posso spiegare questa energia? Non gli piace mettere in evidenza che hanno un debole, che tengono, che sia importante. È come che gli piace avere molta attenzione su se stessi. Fanno finta. Fanno di tutto, però fanno finta che sono indipendenti, che sono felici, che non li servono a nessuno, non li credo. Però ci stanno lavorando, devo essere sincera, ci stanno lavorando, perché nel futuro, una volta fatta questo lavoro in casa, no? Questi compiti in casa, le vedo piano piano, piano piano, le vedo poi cambiati, cominciano a farsi avanti, no? Senza orgoglio, è molto orgogliosa questa persona, Scorpione, ecco, molto orgogliosa. Però tu quella porta in faccia del Scorpione vecchio l'hai chiusa completamente. Tu, perché lo fai anche tu, stai completando anche tu i tuoi compiti a casa. Dammi un consiglio. Il diavolo, 4 di bastoni, 7 di denari, sì, può essere che le porta questa energia, anche questa persona le porta da casa. Ragazzo di coppe. Sotto il mazzo. Come che questa energia è stata cresciuta così, di essere ribelle, di essere molto indipendente, però quel diavolo non ci ha fatto neanche questa energia che gran favore, no?
Però ci stanno lavorando, quello mi piace. Perché se no si ostacolerebbero solo loro stessi, solo se stessi. Ma anche tu lo vedi dalla tua parte. Perciò io credo individualmente, Scorpione, state facendo tutti e due i vostri compiti per riportarla sul naturale. Ecco, sul naturale. Scorpione, that's it. Io vengo la prossima settimana con la mia prossima lettura. Un like se vi è piaciuto. Noi ci vediamo la prossima settimana. Un caro saluto dalla tua Luana e ciao ciao.